È vero che lei fa l'infermiere come lavoro? Sì, finché non sarò ammesso all'università. Io quello di stare fra i malati tutto il giorno non lo farei. Avrei una fifa matta di ammalarmi anch'io. È capace di misurare il polso, ad esempio? Non è molto difficile. Provi adesso. Qui è al ristorante. Non va. Qui non si può fare. Non è vietato. E io che ne so. Sa, non sono abituata a questi posti. E lei? Per me è la prima volta in assoluto. Allora provi. È davvero capace. Forse facevo meglio a non parlare. Così ho aumentato i battiti. Il suo polso è in regola. Lei è normale. Ah, sì? Sa che a me fino adesso nessuno mi ha trovata normale. Appena ti ho visto ti ho amato. Davvero, al primo istante. No, dovrei dire al secondo. Perché all'inizio... impacciato come eri, non mi piacevi tanto. Però quando hai detto che eri infermiere, mi è accaduto all'improvviso. Cosa ti è accaduto? Ecco, come dire, che ho avuto come una visione. Io a letto, ammalata. E tu che mi davi aiuto. Ti davo aiuto? Sì. È proprio di aiuto che si ha bisogno. Io ci penso spesso, sai. Posso dire quasi di continuo. Che hai bisogno di aiuto? Sto parlando di questo, no? E poi ti ho chiesto se mi contavi i battiti. E tu l'hai fatto. E appena ho sentito il contatto, allora... Allora? All'improvviso è accaduto. Sì, certo che posso venire. D'accordo, mi aspetti. Susie, per favore, aprimi la porta. Mi hanno telefonato, devo andare da Orf. Faccio presto, comunque. Sì, ma mettiti una cosa, fuori fa freddo. È un passo da qui. Ah, per una polmonite basta anche meno. Mettiti questo, dai. Ti hanno telefonato, mi hai detto. C'è una persona che mi aspetta. Oh, adesso anche i servizi a domicilio vogliono. No, si tratta di altri affari. Grazie, è bello caldo. Vedo che bevi, eh? Pensa come c'è rimasto il cammello. Ehi, ciao. Quanta scena, lo sai dove lavoro, no? Lasciala perdere, sei ubriaco. Mi difendi. Allora, vuoi bere qualcosa? No. Scusa, mi tieni il giacchetto fino a quando ho fatto? Da quando porti maglie di lana? Susie ha paura che mi congeli. Questa è la ricompensa, grazie. Hai visto Heidi? Sì, una mezz'ora fa. Signor Riemann, una visita per lei. C'è la signora Irene che desidera vederla. La signora Irene? E chi è questa Irene? Sia gentile, glielo domandi. Il signor Riemann mi chiede quale Irene. Irene Solm. Solm? Guardi, io conosco una Irene Solm, ma è ricoverata da 6 mesi in una clinica psichiatrica, quindi... non credo che sia lei. Se l'avessero dimessa, l'avrei saputo dai giornali. Lei è stata dimessa da una clinica, per caso? Sì, io vengo da lì, sono appena uscita. Sì, viene dalla clinica. E ha con sé una grossa valigia. Una valigia? Come sarebbe? Un momento, prego. La Solm è di sotto e pare che abbia una valigia. Ma che cosa vuole ora? Vorrà tornare a casa.
Non abitava qui. Quella è impazzita, non c'è dubbio. Che faccio adesso? Io la mando a quel paese. E fallo, dai. Senta, dica alla signora che sono molto occupato, non ho neanche un minuto. Deve scusarmi, perciò... Perciò che cosa? Lei se ne deve andare, non ripresentarsi più così senza avvertire. Al diavolo. Avanti, me la passi. Sono io, Irene. Posso venire su? Ciao, mia adorata. Mi fa piacere vedere che sei uscita da quel carcere. Telefonavo sempre per sapere di te e mi dicevano tutti grandi cose. Insomma, oggi torni alla vita, se così possiamo dire. In quanto a salire, io penso che sarebbe meglio evitare. Insomma, per parlarci chiaro, non puoi più venire qui. Sì, perché il tuo posto è occupato. Quindi non tentare di venire su. Tanto se suoni non apro, è chiaro? Che schifo di situazione. Odio queste cose. Speriamo che abbia capito. Tutto sei stato, meno che poco chiaro. Lei viene qui da me per studiare l'inglese? Certo, le sarà utilissimo. Io però le vorrei insegnare una cosa altrettanto importante. Che non esiste gente carina, e meno ancora in questo palazzo. Oh, io non penso che sia così. Con me sono tutti molto affettuosi. E non sai il perché? Non lo immagina? No, non lo immagino. Prego, si sieda qui. Le ho dato una cassetta giorni fa all'inglese della finanza. Prenda, è questa. Vede, il fatto è che tutti vorrebbero saltarle addosso, capisce? Devo metterla in guardia. Non dia confidenza a nessuno in questo palazzo. Allora, abbiamo divagato abbastanza. Ora veniamo alla lezione, gli avvoltoi della finanza. Sì. L'accenda? Che fa qui dentro? Scusa se sono entrata, ma lo sportello non era chiuso a chiave. Non era chiuso, ma questo non giustifica che lei sia qui. Avevo freddo, stavo solo cercando un posto asciutto. Ne ha usufruito abbastanza, ora scenda. Non mi puoi accompagnare per un tratto. Puoi lasciarmi dove preferisci tu. Quanto vuoi. Non voglio più tornare sotto l'acqua. Se ti va, lo faccio gratis. Lo fai gratis? Stai dicendo sul serio? Ti prego, non farmi scendere. Ti prego. Ci sono due accappatoi qua. Ad opera quello bianco. Adesso mi sento davvero meglio. C'erano due accappatoi. Ho preso quello più piccolo e da donna. Come mai ce l'hai? Lo tengo per quelle come te. Adesso rivestiti così ti riporto sulla strada. Significa che io non ti interesso. Neanche per idea. Magari vuoi anche che ti paghi la doccia. No, sta tranquilla, è gratis. Ah sì? Chi sei tu per parlarmi così?
Chi sono lo so bene. Me lo hai appena ricordato. Non volevo offenderti. Io mi rivestirò in un secondo. Non arrabbiarti, per favore. Non avete ancora finito di farmi domande. Spiacente, ma più di quello che ho detto non so dire. Questa signorina è la convivente o è la figlia? La convivente. Ha già rilasciato la sua dichiarazione. Mi dica, da quanto tempo lei vive con il signor Dunham? 3 anni. Quando l'ho conosciuto, era un vero uomo. Mi creda, era un uomo in gamba. E ora, questo grand'uomo è scappato, ricercato per omicidio. Faccio i bagagli anch'io e sparisco. Non rimarrò un'ora di più in questa casa. Ascolta, Willy. Sì? In casa non c'è anche la figlia? Sì, si chiama Vera. È di là, in camera sua. Mm. Per favore, signora, può venire con noi? Eccola. Salutali, sono della polizia. Non fa niente, non dice niente. Non si sa mai come trattarla. Perdete solo il vostro tempo se volete farle delle domande. E il motivo? Perché si rifiuta di rispondere. Non apre bocca se non vuole. Provi a trattare con una persona che non reagisce. Si chiama Vera, la ragazza? Sì, Vera. Di un po', Vera, ti piace andare a scuola? Io la detestavo. No, non va a scuola. Ha smesso. Non dà retta a nessuno. Già, perché nessuno sa come prenderla. Lei quando intende lasciare l'appartamento? All'istante. Ho dei cari amici che mi possono ospitare. E lei che farà? Quello che le dirò non è carino, ma cosa ne sarà di lei a me non interessa. Gliel'ho già detto, nessuno sa prenderla per il verso giusto. Neanch'io ci riesco. Se adesso le dico arrivederci, Vera, io me ne vado, la cosa la lascerà indifferente. Arrivederci, Vera. Rispondi. Ha visto?